Siamo a Trieste, Barcolana 55 e siamo con Marco Furlan. Sempre io. Sempre tu? Sempre io. Sì. Ciao Marco, come va? Bene, bene, dai, non male, non male. Siamo qui anche quest'anno, insomma, bene. Dopo di mare fatto, ci si viene a fare qualche regatina e questa è chiaramente la... come non esserci, no? Quest'anno cosa, su che barca sei? Raccontaci un po'. Ma quest'anno è stato un po' un last second, perché dovevo farla con la mia, con l'Holly Lu, con il Maxi Dolphin 65, e invece all'ultimo minuto ho preso in mano questo oggetto bellissimo, che risulta essere una super barca da crociera, ma anche abbastanza veloce. Che si chiama? Che si chiama Midnight of London, di un amico, e quindi sono a testare questo mezzo per poi vedere il prossimo anno di fare qualcosa di più interessante. Quindi l'ho voluta prendere un po' più tranquilla, perché fra qualche giorno dopo Barcolana sono in partenza per la Arc e quindi sarò via un bel po' e quindi non volevo stressarmi più di tanto in Barcolana, anche se comunque alla fine quando sei nei giochi cominci a ballare e dopodiché ti stanchi sempre, perché poi con due barche fuori, la terza la regata che abbiamo sempre nel nostro gruppo, sei in Studio Race, quindi insomma da fare c'è sempre, però ci divertiamo e quindi siamo qui. Allora, parlando dell'Arc, raccontaci voi in dettaglio cosa farai e quando. Ma guarda, è un progetto che è partito l'anno scorso dopo Barcolana con un amico che ha un bel Italia Yacht 1598. La barca è stata ottimizzata in un anno di lavoro, è già partita a luglio per un lungo trasferimento, un delivery lungo. Attualmente si trova a Madeira. Faremo la Arc Plus, quindi quella che fa rotta su Capoverde dalle Canarie e da Capoverde andremo a Grenada. E avremo con noi tirato su un bel equipaggio, perché ci sarà Enrico Zennaro, ci sarà Andrea Casale, ci sarà Sandro Kersi. Caspita. Che per me è proprio una soddisfazione avere questi amici a bordo, assieme all'armatore Andrea Neri, che è una persona conosciuta perché era colui che aveva fatto tutta Trieste all'epoca di Ceccarelli, e quindi diciamo, facciamo questa regata per poi rimanere giù a vedere un po' di posti e chissà che no, magari facciamo l'Antigua Sailing Week, visto che rimarremo giù a lungo. Ho detto, se bisogna fare l'Atlantico lo facciamo in regata, così almeno arriviamo prima e no, prima arriviamo meglio è. Comunque, esatto. Già di questo lo spirito competitivo c'è sempre, anche se da anni io ormai mi sono dedicato più alla parte cruising che alla parte diciamo race, però insomma l'animo è quello e continuiamo anche su questa onda qua. Abbiamo delle indiscrezioni sul tuo attuale equipaggio della Barcolana 55, molto particolare, racconta. Ma guarda, la cosa è nata veramente in pochi giorni, avrò il sindaco a bordo sicuramente da domenica e il sabato avrò un altro personaggio importante che insomma è il nuovo procuratore qui del nostro tribunale, che verrà con me a fare appunto un po' di vela e quindi insomma e poi vari ospiti, quindi faremo una cosa veramente pleasure. Un po' la Barcolana vecchio stile, ecco, quindi quella dove ci si diverte, si pensa un po' meno al risultato, anche se poi sappiamo bene che in linea di partenza, se le condizioni ce lo permettono, la vena si poi parte la regata. Esatto. Quindi insomma staremo a vedere, insomma, cercherò di essere un po' tranquillo e di fare una cosa un po' ludica piuttosto che altamente sportiva e stressante. Ecco. Mi piace perché hai detto quest'anno la prendo leggera, ma parli di vena chiusa già adesso? No, lo so. Che siamo giovedì, la gara è domenica. No, sai perché? Perché me l'hanno fatto notare più di qualcuno. Ma tu fai una cosa così soft. Marco Furlan che fa la gara soft. Dico, guarda, la barca pulita, linda, non ci sono sponsor, non c'è niente, è proprio una cosa veramente nata per, anche perché l'equipaggio è veramente ridotto e anche perché non sono riuscito a trovare elementi che potessero darmi una mano in maniera diciamo, importante sulla barca. Questa è una barca che comunque è abbastanza semplice, è ottimizzata, è tutta insomma servo assistita, se così possiamo chiamarla, quindi è facile da portare, vedremo. Poi sai, Barcolana succede sempre di tutto, quindi non si può mai dire. Una delle ultime volte che ci siamo visti, tu eri a bordo a Shockwave Tempus Fugit con Cosmina, che adesso è il tuo avversario su Shockwave. Sì. Cosa vuoi dire a Cosmina? Ma intanto gli auguro in bocca al lupo sempre, perché comunque tra me e Mitia c'è un rapporto di amicizia profonda e quindi in campo la sportività c'è, ma restano sempre gli uomini, no? Che fanno la differenza. Esatto. Quindi io gli auguro di fare il miglior risultato possibile. Dietro di me. Ovviamente, no, impossibile, no, guarda, io giuro a Mitia lo lascerei anche passare, perché se lo merita. Perché passa comunque. Passa comunque. Faccio anche la bella figura. Questa volta, dai, insomma. Sì. No, sì, ecco, sì. Quindi questa è un po' la filosofia, ma insomma Mitia è un grande professionista, fa le cose bene, le ha fatte bene con noi, le farà bene anche con non Porto Piccolo, non è più, con Shockwave. Barcolana 55, quante Barcolane hai fatto tu? Ne ho 54 anni e mio padre è uno dei soci anziani, era uno dei soci vecchissimi della Barcolana Grignano, quindi ho fatto penso tutte, non mi ricordo quante, ma ero bambino, quindi sono sempre stato in mare. Pensa che ho una casa che si vede la regata, non l'ho mai vista da casa, non l'ho mai vista, l'ho sempre vista dal mare, e sempre mi sono chiesto ma com'è vista da fuori? Quindi non ho mai il coraggio di fermarmi a terra a guardarla, ecco. Quindi c'è ancora l'amore per questa gara? Sì, assolutamente sì, c'è l'amore per la gara, per la città, per l'evento, per tutto quello che produce questo indotto bellissimo per Trieste, per i triestini, ma anche per chi viene da fuori. Credo sia un anfiteatro veramente di sana sportività. Bene, Marco, grazie. Grazie a te. Buon vento. Grazie.